Ciao ragazzi. ZWO ASI 2006 MC Pro. Sigla. Un acquistone. Vi ho lasciato con la sepoltura della QHY e in quel periodo di tempo, quindi appena prima delle ferie, durante le ferie, ho fatto delle considerazioni. Ho preso in considerazione un sensore CCD e due CMOS, ma la scelta, come potete vedere, è caduta su un CMOS a colori. Le domande possono essere tante: perché non hai comprato un monocromatico? Prima di tutto, primis, per me, parlo per me, per la mia situazione personale, lo sbattimento di fare bias flat dark per la luminanza, bias flat dark per il rosso, bias flat dark per il verde, bias flat dark per il blu. In più, somma tutto, cioè, ora, considerando che non siamo più nel Medioevo, ma le camere astronomiche attuali hanno il potere di fare fotografie stupende anche a colori, solo con un sensore a colori, andare a prendermi una monocromatica che sicuramente lavorava in modo diverso, perché ripeto, tutto il sensore, che non è grosso così, ma per farvi capire, tutto il sensore lavora tutto insieme, cioè lavora tutto. Quindi se gli applico un filtro davanti catturerà solo la luminanza, poi cambierò il filtro, gli metterò un filtro H-alfa, catturerà solo l'H-alfa e quindi i fotodiodi lavoreranno tutti insieme, mentre su questa camera CMOS non è così, perché il segnale sarà suddiviso per tre. In ogni caso, come vedete, l'ho già aperta perché ieri sera ho fatto un test veloce, brutto. Avevo montata anche un po' storta, quindi perché ero al buio, perché ho fatto il pomeriggio ieri a lavoro, quindi sono venuto a casa che era buissimo, quindi mangia, la doccia falla dopo e sono uscito direttamente, prodotto fuori attrezzatura, tutto, quindi monta tutto al buio, avevo una piccola luce, ok, però non avevo gli adattatori a portata di mano, un casino del potere. Sta di fatto che ho tirato fuori in 2 ore e qualcosa, 2 ore e mezza, perché il Meridian Flip non ha flippato, perché avevo su APT, c'erano dentro dei passaggi, dei settaggi diversi, dei settaggi avevo settato APT, un altro casino, quindi ho fatto solamente 2 ore e mezza. Senza flat, senza dark, senza bias. Sono spaventato. Senza andare troppo nel tecnico e senza neanche aprire la scatola, perché se digitate su YouTube ZWO ASI 2006 viene fuori il mondo, cioè gli unboxing si sprecano alla stragrande. Nella scatola ci sono dentro quelle tre cagate che ci sono dentro in tutte le camere astronomiche. Ecco, devo dire che il negozio Artesky mi ha regalato l'alimentazione, cosa che magari su altri siti non fanno. Quindi sono molto contento, anche se l'alimentazione la prendo dall'Asia Air Pro o dal Pegasus Astro volendo, ma comunque un'alimentazione serve sempre. Quindi dopo farò la modifica al setup e gli metterò l'alimentazione sua.
Nella scatola trovate questa bellissima custodia protettiva, molto molto bella, e quello che sto per tirare fuori adesso è un cannone del potere. È un cannone veramente, è un cannone. Cioè, è un cannone, un cannone. È un mostro, quel coso qua. Cioè, gigante. Confronto della Quagga Y che era una cacca di mosca quasi. La protezione, qui abbiamo un tappo a vite con il suo R di plastica in protezione, va imbattuta. Non so se lo vedete. Cioè, questo qua è il sensore. È un sensore APS-C che, ahimè, cosa dire, i filtri da 31,8 qua sopra ci vanno. Con il suo naso, che non è in dotazione, il naso a 31,8 la riduzione, ma in garage ne ho 26 di riduzioni, fa un po' di vignettatura. Sarebbero consigliati filtri da 36 o filtri a 50. Quindi, boh, adesso valuterò, non so, più avanti di comprare un 8 long da 50, da 2 pollici, ecco. Tanto per capirci. Però considerando che adesso vengono su le galassie, questo si monta senza filtro, quindi diciamo che per quest'anno va bene così, ecco. Va bene così. Dietro abbiamo un'alimentazione USB 3 per alimentarlo e due porte USB dove attaccarci, non so, la guida, la ruota portafiltri, qualsiasi cosa. E un'alimentazione a 12 volt 3 ampere, 3 ampere, 3 ampere, 12 volt 3 ampere. C'è la di Peltier che arriva a meno 35 dalla temperatura ambiente. Infatti ieri sera c'erano, almeno il Pegasus Astro mi segnava 20 gradi, no, 20, 23 gradi ieri sera. Beh, sono sceso a meno 10, ho lavorato a meno 10 gradi. Come supponevo, come nei video ho visto e così, la cella di Peltier va piano piano piano, si raffredda piano piano piano, ma anche a scaldarsi ci mette sul tempo. Adesso io non l'ho cronometrato, ma ci mette così a occhio 7-8 volte di più che una Quagga Y. Cioè, la Quagga Y era immediata, cioè accendevi la cosa, andavi a fare qualcosa sul tubo, andavi a spostare un filo, facevi una cosa, tornavi indietro, era già temperatura. Questa invece ci mette un bel po' di tempo. Salvaguardiamo la camera, perché questa camera non costa 1000 euro, ma ne costa molti di più. Qui si parla di 2.300 euro di camera e insomma, secondo me, con quello che ha dentro li vale tutti, li vale tutti. La fotografia che vi metterò alla fine sono 2 ore e 30 minuti, 2 ore e 15, 2 ore e 20 di segnale. Senza dark, senza flat, senza bias. Io mi sono spaventato davvero. In più è croppata, molto croppata. Perché ho montato il naso a 31,8 e gli ho montato il mio filtro 8 long Lenas. Quindi la vignettatura si vede. È molto forte, poi l'avevo montata storta, quindi avevo delle strisciate, c'è un pelo, perché fletteva, allora, vabbè, ho fatto tutto alla svelta. Però croppando ho tirato fuori un'immagine da 3100 e qualcosa per 2000 e anche lì qualcosa. Mi aggancio a questo discorso, mi aggancio al discorso del crop e di poter allargare l'immagine, di poter entrare allargando.
grazie al suo sensore, che è un 26 megapixel, e abbiamo una lunghezza di più di 6.000 e un'altezza di più di 4, possiamo croppare e croppare tanto. Ma possiamo anche allargare l'immagine senza tanto perdere nel dettaglio. Grazie ai suoi 50K di full wide capacity possiamo andare a fare lunghe esposizioni senza bruciare le stelle. Questo è molto importante. Ha un'efficienza quantica dell'80%, quando la quarka Y ne aveva, non so se arrivava a 40 di efficienza quantica. È impressionante. Cioè io l'ho comprata fondamentalmente per questi tre, valori. Anche se guardando la 294 monocromatica, in binning 1 arriva a 47 megapixel, solo che consigliano di lavorare in binning 2 per via dei micron, proprio parlando, proprio pappele pappele, come dice Lino Banfi. Qui invece abbiamo un potere in pixel da 26, cioè 26 megapixel, cioè impressionante, davvero impressionante. E quindi il crop che ho fatto, cioè da un'immagine così, cioè l'ho fatta diventare così. Da così a così. Ho perso dettaglio, è ovvio che ho perso dettaglio, però porca di quella vacca, in 2 ore e mezza mi ha restituito un fondocielo buio, ok, senza tanti arzigogoli. Ho fatto veramente due passaggi su PixInsight, proprio due. Cioè, ho suddiviso i canali, li ho ricombinati in RGB velocemente, ho croppato, ho fatto un pochino di, gli ho dato un po' di curve, ma 5 minuti ci ho lavorato ed è venuto fuori, cioè, mi sono spaventato davvero, senza bias flat dark. E l'ho combinata con Deep Sky Stacker. Proprio, cioè, li ho estrapolati di là, li ho ributtati sul portatile e li ho combinati alla svelta. Cioè una roba da spartana, proprio veloce e sciocca da non fare. Cioè è venuto fuori lo stesso. Ho adoperato APT, Astrophotography Tool, ieri sera. Impressione a freddo. Come l'ho collegata, APT l'ha riconosciuta, non gli ho buttato dentro il driver, non ho adoperato i driver ASCOM, ha riconosciuto il formato, il sistema, i driver che già aveva delle camere ASI, ho montato la 120 mini che adopero come camera di guida, non gli è interessato, ho selezionato e mi ha riconosciuto l'ASI 2006. Automaticamente mi ha buttato dentro il diametro, le varie larghezza, altezza del sensore e i micron in automatico. L'ho selezionato e lui automaticamente mi ha settato APT. Ho dovuto solamente cambiare il tubo che avevo settato il 135 mm, gli ho messo dentro il 400, tutto lì. Gli ho fatto fare il calcolo per il FOV. E lui il plate solving me l'ha fatto in pochissimo tempo. Due cose sul gain. Questa camera lavora da gain 0 a gain 100. Basta. Questa camera è una camera astronomica. Dico questo perché altri sensori non sono prettamente studiati per fotografare il cielo, ma vengono presi da, non so, un sensore per la reflex, camere di videosorveglianza,
Questo particolare modello è una camera astronomica, un sensore studiato per fotografare il cielo. Il gain, quindi l'unity gain consigliato è 100. Se vogliamo andare a prendere le polveri più fini, selezioniamo gain 0 e facciamo esposizioni a pioggia. 5 ore, 10 ore, 20 ore, 30 ore, 50 ore, tutte le ore che vogliamo, a gain 0. E io vi assicuro che questa cattura l'invisibile. Abbiamo 3,76 micron, che più o meno è uguale alla QHY, che aveva micron da 3,8, questa è 3,76, quindi mi avvicino molto ed è compatibile con tutto il mio setup, quindi dal nebulare fino all'astrografo Richard Etienne. E questo è il quarto motivo per cui sono andato a comprare questo modello, anche per la grandezza dei micron. Prima di salutarvi definitivamente con questo video e dandovi appuntamento tra poco, non tra 10 minuti, per un prossimo video, insomma. Vi dico ancora un paio di cose. Sul sito di Luca Fornaciari ci sono delle varie prove che ha fatto con la 2006 e la 071, che più o meno, essendo tutte e due APS-C, avendo tutte e due più o meno, tra virgolette, le stesse caratteristiche, si poteva fare un confronto. Nonostante i due formati APS-C, questa, la 2006, ha un formato più grande, decisamente più grande di una 071, perché è un 6000 di larghezza con più di un 4000 di altezza, insomma, è difficile arrivarci, insomma. E l'assenza totale di amp glow. Questa non ha amp glow, cioè zero, proprio niente. Ed è come tornare in QHY. Detto questo, like, iscrizione e io vi aspetto nel prossimo video. Ciao ragazzi! Grazie.